Questo incontro è anche per, diciamo così, annunciare che ripartirà la campagna per il progetto sicurezza per gli anziani dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Pavia, riprendendo quelle che erano praticamente le iniziative che c'erano già state negli anni precedenti, ovvero sia la possibilità di organizzare degli incontri presso luoghi di culto o centri di aggregazione per anziani, l'attenzione delle persone sul fatto che negli eventi che si sono verificati recentemente nel Vigevanese è apparsa una, diciamo così, una variazione delle vecchie metodologie di trucco. Molto spesso, come voi sapete, per esperienza di cronaca nera, si ricorreva alla classica telefonata dell'avvocato o del finto poliziotto carabiniere che informa l'anziano che un suo caro è stato fermato, o peggio si trova in quel momento in arresto presso una caserma e chiedeva una somma come se fosse una sorta di cauzione, tutte cose che per chi fa cronaca giudiziaria sa benissimo che non è assolutamente possibile. Oggi si ricorre ancora di più a una tra virgolette, forma di minaccia più odiosa, ci si fa passare per un sanitario di un ospedale. Si informa alla persona anziana che un loro caro in quel momento lì si trova in gravi condizioni presso un ospedale, una struttura sanitaria, che è necessario un particolare presidio sanitario, una forma di iniezione, un particolare farmaco estremamente costoso e che comunque per venire incontro all'anziano sarebbe inviato un collaboratore per ritirare una somma di denaro purtroppo spesso ingente. E chiaramente la persona spesso presa chiaramente da questi momenti di tensione, panico per l'incolumità del proprio parente non effettua controlli, versa la somma e poi scopre di essere stata truffata. Ora, è chiaro che le strutture sanitarie non lavorano in questo modo, i tecnici del GAS non chiedono soldi, i carabinieri non si presentano per avere dei soldi dalle persone, ma soprattutto non si presentano in borghese, si presentano sempre in uniforme. Pertanto, noi abbiamo creato, così in tutto il territorio nazionale, una sorta di decalogo di consigli, quello di fare attenzione quando si va in giro, parlare con sconosciuti, dare informazioni private su se stessi, sulla famiglia, quello di fare attenzione quando si apre la porta, anche quando magari una persona, un anziano, come succede spesso al nipotino in casa o altro, non mai mandare i bambini ad aprire, e soprattutto anche nei contatti telefonici o anche su internet, perché oggi voglio dire il computer è utilizzato anche dagli anziani, attenzione a false mail o telefonate che arrivano da presunti call center, anche perché in realtà queste persone è un po' come il sistema dei falsi maghi. A volte noi crediamo che abbiano dietro una grande organizzazione, una possibilità di aver acquisito informazioni dall'esterno, ma spesso sulla base delle nostre pregresse esperienze, anche nel contesto di vecchie attività tecniche intercettative che sono state effettuate negli anni passati su attività similari, scopriamo che l'anziano stesso che nel corso di questa conversazione pseudo-intervista telefonica rilascia una marea di informazioni, per cui la persona immediatamente ha la capacità di poterle immediatamente riutilizzare e l'anziano magari non si accorge che il nome della nipote ricoverata piuttosto che l'abitazione nel paese accanto è stato lo stesso anziano a dirlo a questa controparte. Il tutto si riduce in realtà a un consiglio. Quello principale, invitiamo le persone a fare maggiore attenzione anche quando vanno all'ufficio postale, se si accorgono di essere seguiti, se vedono qualcosa di strano, ma soprattutto quello di contattare in qualunque modo, in qualunque situazione, grazie al cellulare, al telefono, che sono di casa, il 112, immediatamente riversando all'operatore che risponderà quello che è la loro preoccupazione è la situazione che sta vivendo. Sarà poi l'operatore dei carabinieri che provvederà immediatamente a cercare di inviare una pattuglia, ma soprattutto anche alle prime verifiche telefoniche.